Presentata al Polo Universitario Città di Prato, la prima rete europea sulla sensorialità teatrale. Vediamo di cosa si tratta. Parte da Prato la costituzione della Rete Europea della Sensorialità, un progetto che vede il coinvolgimento di tre università europee, fra le quali il Polo Universitario Pratese, assieme ad altri partner. Il progetto, incentrato sul teatro della sensorialità, è stato presentato oggi in occasione della giornata di studio, promossa dal corso di laurea in progettazione e gestione di eventi e spettacoli, che ogni anno viene frequentato da 120 studenti. L'ideazione scientifica del progetto è della professoressa Teresa Megale. Consiste nell'incontro, piacevole incontro, tra tre realtà universitarie europee, l'Università di Lille, l'Università di Girona e l'Università, il Polo Universitario di Prato, insieme a due associazioni del territorio che si sono distinte perché hanno fatto attività specifica nel campo della poetica dei sensi, ossia Teatro Studio Blu del Funaro di Pistoia e Arcadia Ars In, che è un'associazione invece fiorentina. E con tutte queste componenti desidereremmo oggi dar vita a fondare una rete di rapporti culturali, scientifici, che poi daranno inevitabilmente, avranno come esito inevitabile, anche la realizzazione di laboratori, seminari, workshop tra di noi. Cosa si intende per teatro della sensorialità? È una cultura alternativa, una cultura basata sulla rivalutazione della sensorialità, opposta, se si vuole, alla verbosità o che comunque mette la scrittura, il testo, la cultura scritta, come sottofondo, mentre rivaluta, le possibilità espressive di carattere emozionale e i saperi esperienziali.